Tradizione organizzata dal Circolo Culturale Padre Chenier in collaborazione con la provincia di Reggio Calabria, in particolare con l'assessorato alle minoranze linguistiche, rappresentato dall'assessore Mario Candido. Un applauso. Si ringrazia pure il Centro di Coordinamento dei Greci di Calabria, si ringrazia il Comune dello Cuti per la concessione del locale e tutti i soci e corsisti del corso di formazione e aggiornamento che giorno 31 conseguiranno il titolo con la collaborazione all'Università Dante Alighieri del Reggio Calabria. Facciamo un applauso. Oggi nella nostra iniziativa affronteremo un tema: che cos'è la cultura? E naturalmente io ho deciso di non fare un intervento mio personale, ma di trarre spunto da due importanti personaggi. Uno è Giovanni Testore, scrittore, drammaturgo, storico dell'arte e critico letterario italiano, e tra l'altro da una tesista che ha scritto una tese, cos'è la cultura umana, Anselma Asuori. Per capirlo dobbiamo introdurre un'alta capacità dell'uomo, quella di produrre significati e dare senso. Il mondo umano è un mondo rivestito di significato. L'Homo sapiens è la creatura unica che produce senso. Il mondo dell'uomo è un mondo rivestito di significati in cui gli oggetti acquistano ogni giorno senso in relazione all'esperienza. L'adattamento dell'uomo all'ambiente dipende poco dalla sua costituzione biologica e molto dalla sua capacità di produrre cultura. Pur essendo parte del mondo animale, l'uomo presenta molte caratteristiche che lo pongono in una situazione assolutamente particolare rispetto agli altri animali. Grazie alla dimensione e alla complessità che il cervello umano ha raggiunto nel corso della lunga evoluzione, egli potrà, dopo la nascita, apprendere in maniera quasi illimitata. L'essere umano, oltre ad essere un corpo, un organismo immenso, in un ambiente, immerso in un ambiente, ha un corpo, cioè la coscienza di sé. C'è un io che è in grado di guardare se stesso, interrogandosi su se stesso, responsabile delle proprie azioni, nonostante tutti i limiti e tutti i condizionamenti e le regole. Accanto a questi c'è la straordinaria capacità del nostro cervello di adattarsi a sollecitazioni diverse grazie ad ampio margine di libertà, vale a dire la plasticità del cervello umano. Il nostro organismo continua a modificarsi quando già siamo in relazione con il mondo esterno, che però è un mondo sociale e culturale, cioè rivestito di significati. L'uomo, in entrambi i suoi aspetti di organismo e di coscienza, è quindi un prodotto sociale, relativo, particolare, perché tali sono le cornici socioculturali entro le quali egli si trova a nascere, crescere, svilupparsi, apprendere, fare esperienza, comprendere, pensare, immaginare, informarsi, parlare, fantasticare, provare emozioni e sensazioni, farsi delle opinioni. È solo grazie alla sua capacità di produrre senso che l'uomo può vivere in un contesto di ordine, direzione e stabilità entro un ordine sociale. Accettare l'ipotesi che l'uomo sia un essere carente significa accettare una serie di conseguenze importanti per quanto riguarda la sua costituzione biologica e socioculturale, che esponiamo in quattro punti: la fondazione paleantropologica delle differenze, la plasticità, l'agire umano e il culturale. La cultura quindi assume anzitutto la forma di una straordinaria capacità di agire, modificare la natura in modo che questa possa essere utilizzata per consentire la vita. Che cos'è la cultura? È una parola che si è usata, si usa e della quale si abusa spesso, senza che nessuno abbia più il coraggio di misurare che cosa significa e che cosa sia oggi fare cultura. Normalmente si crede che cultura sia settorialmente fare scienza, arte, medicina, cinema, filosofia. Queste sono le definizioni assolutamente parziali della cultura in cui viviamo, per cui ci sarebbero alcuni privilegiati addetti a proporre agli altri questa loro conoscenza, lo sviluppo di questa conoscenza nei vari settori. Il resto dell'umanità
quello che lavora, studia, va in fabbrica, la donna che sta a casa, la madre, il prete, il padre, il maestro, non farebbe cultura. Se cultura fosse ciò, si assisterebbe ad una separazione che è contro il principio stesso di cui si è parlato all'inizio, che è vivo proprio per sua natura, proprio perché Dio vi ha messo il suo sigillo in ogni suo uomo. Cultura è la forma, non in senso estetico, ma intesa proprio nel significato biblico, cioè la forma creata, che assume in un determinato momento della storia la conoscenza e la coscienza religiosa, perché non può essere altrimenti che religiosa dell'uomo. In questa definizione, una madre, un padre che realizzano la propria famiglia, un operaio che lavora, se viene data loro la coscienza o la conoscenza dell'essere madre, padre, operaio, se non si compie su di loro l'azione terroristica di considerare uno stato subalterno, creano veramente la forma di vita, fanno cultura, esattamente come un letterato, un giornalista con la stessa dignità. Non esiste la possibilità di separare nel peso, nel valore, nella grandezza, la forma che un operaio dà della propria coscienza di essere operaio e di come svolge questo suo atto di cultura dalla coscienza che un romanziere ha nello scrivere un romanzo. Nel momento in cui uno dei due si crede determinato in questa forma totale che è la natura della coscienza, che un romanziere in cui uno dei due si crede determinato in questa forma totale che è la cultura, si opera una prima lacerazione, un primo atto di terrorismo. La differenza sono le voci diverse di un unico coro. La definizione di cultura che ho dato può sembrare nuova, inedita, credo che sia rivoluzionaria nel senso della speranza. Lo dico non per accontentare tutti, ma perché credo che cultura sia scrivere un libro come crescere i figli, come si va in chiesa o come non si va, come si mette davanti alla televisione o come si legge un giornale. Cultura è la forma di tutte le ore, di tutti i giorni, i mesi, gli anni della nostra esistenza, sentita come rapporto di comunione, come rapporto totale di uomini che sono chiamati a costruire la loro storia, il tessuto di speranza e non nel non senso di lacerazione e di una disperazione. Così affermava Giovanni Testori. Prima di concludere questo breve intervento e passare alle premiazioni, concludo con una poesia di Cesare Pavese, Primavera. Sarà un volto chiaro, s'apriranno le strade, sui colli di pini e di pietra, i fiori spruzzati di colore alle fontane occhieggeranno come donne divertite, le scale, le terrazze, le rondine canteranno nel sole. E spero che oggi canteremo nel sole pure noi. Grazie. Questa iniziativa è suddivisa in due fasi. La prima fase avremo la premiazione del premio letterario Paleganea. Ma prima di giungere a questo, do la parola al dottor Mario Candido, assessore alle minoranze linguistiche di Reggio Calabria. Benvenuti a tutti e ringrazio l'associazione che quest'anno ha voluto la mia presenza e io con grande piacere ho accettato l'invito, anzi mi dispiace e lei lo sa come la penso, per i due anni passati quando non sono stato invitato, perché sono io le cose che mi faccio non mi dietro le spalle, perché con piacere avrei sicuramente partecipato, perché questo fa parte della mia cultura, fa parte della vostra cultura. Perché oggi voi avete individuato un argomento molto serio, lei ha fatto un'esposizione che è così esaustiva nel contenuto, che non ci sono secondo me altre parole e aggiungere altre cose, perché cultura è tutto ciò che noi, ecco, io sto facendo cultura nei confronti di qualcuno che mi sta ascoltando. Ogni gesto della nostra vita è un atto di cultura, parlava prima dell'intervento dei genitori, quelli sono i passi essenziali della nostra vita che
è costruita di momenti essenziali fatti proprio di atti, ecco, che, quegli atti che noi trasmettiamo ai nostri figli e a tutto ciò che ci circonda, perché la cultura non lo fa solo l'uomo, lo fa l'animale, lo fa l'ambiente. Questa è la mia visione, penso che dovrebbe essere la visione di tutti gli esseri umani, perché dal concetto poi di cultura arriva il rispetto per gli animali, il rispetto per l'ambiente, il rispetto per gli esseri umani. E quindi dicevo, ogni gesto della nostra vita, giorno per giorno, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire, noi produciamo e attuiamo dei momenti di cultura. È stato abbinato a questo argomento le tradizioni, penso non a caso, perché noi qui stiamo in un territorio che ha il bisogno, la necessità di essere tutelato, conservato, restaurato, migliorato sotto ogni aspetto, sotto ogni atto di cultura in questo caso. Quindi è un abbinamento eccezionale, perché dicevo, ci troviamo in una realtà che per molti anni ha subito dei momenti molto molto bui, e forse negli ultimi anni, e per le normative attuate dalle leggi nazionali europee, si sta un pochettino rivedendo questa posizione, quindi questo stato di queste lingue minoritarie e di questi territori che sono stati emarginati, e sia per lo spopolamento sia per lingue minoritarie, quindi come dire, accantonate da quella che è la lingua quella dominante cosiddetta. Quindi adesso c'è un ritorno, un ripristino, quantomeno il tentativo di rivalutare e di far rivivere questa lingua minoritaria e questi territori. Qua in mezzo al pubblico io conosco diverse persone, il professor Magis, che ho avuto il piacere di vederlo altre volte, il professor Violi. Di vista conosco che questi sicuramente saranno i suoi ospiti, sono gli ospiti di questa serata. Io avevo fatto un intervento che, per essere sincero, calcola tutto ciò che lei ha detto prima, quindi è inutile ripetersi. Quello che è importante è comprendere che gli esseri umani hanno la necessità e il bisogno di essere più vicini, di volersi bene, perché da questo modo di pensare, di fare, si migliora tutto, si migliora i rapporti, si migliora l'ambiente, si migliora quelli che sono la storia e i beni che ci ha lasciato la storia. Quindi ognuno di noi deve avere il coraggio nella vita di fare dei passi indietro di fronte anche a situazioni che potrebbero coinvolgerlo in modo non gradevole, ed essere il propulsore di un'azione nuova, quindi di una rivisitazione dell'essere. Sembra che parlo astratto, ma sono cose che mi nascono da dentro, perché io sono abituato a dire le cose così, e quindi spontaneo. Perché prima di essere un politico sono un medico, e da medico noi abbiamo studiato l'essere umano dal punto di vista del corpo, quindi, ma anche lo spirito poi viene vivendo in mezzo agli esseri simili. Io spero che finalmente, veramente, avvocato, lei sa quanto io sto cercando di fare con la delega che mi è stata assegnata, perché le difficoltà ci sono, dobbiamo avere il coraggio, dicevo prima, di dircele in faccia e di superarle, perché se non si superano le difficoltà non si va da nessuna parte. Bisogna che si lavori in sinergia, si cooperi, altrimenti le difficoltà non si superano. Io da solo, insieme all'associazione, non riusciamo, c'è bisogno della collaborazione anche dei cittadini, perché l'ambiente e il territorio
è loro, è nostro, e quindi bisogna insieme creare e fare un'unica forza per andare avanti, per far sì che l'area grecanica abbia un domani veramente la giusta collocazione di quella che è stata il suo passato. Quindi io auguro, volevo parlare anche delle tradizioni, però lei sa che io sono impegnato alle 6 a Pandofuri e quindi non posso nemmeno, mi dispiace con grande essere presente fino alla fine della giornata. Se non sbaglio lei la finalmente la vedo. Grazie, sempre la seguo, ogni tanto le faccio qualche. Sì, infatti, la guardavo, ma è l'uno e lui stavo pensando. Quella di Palizia, la partita sul centro storico di Palizia. La ringrazio per i commenti, la ringrazio di tutto, per l'apprezzamento che mi ha espresso. Sul restauro, sulla conservazione dei centri storici, io sono un patito e guai chi sgarra di una. Cioè, è troppo bello rispetto al contesto. Ringrazio per le cose che scrive. Volevo salutare personalmente. Quindi io la ringrazio di nuovo, avvocato, e spero in futuro, perché noi stiamo lavorando insieme al centro di coordinamento, avete presentato un progetto che io ho già letto, spero che l'amministrazione Raffa me lo finanzi, perché io in quel progetto ci credo. Noi stiamo cercando di esportare questa minoranza nelle sedi, diciamo, di tutta Europa, e questo progetto, che è abbastanza corposo e che è fatto abbastanza come avevamo concordato, sarà un ulteriore tassello per uscire. Okay, grazie in Europa. Che venire però delle attività dell'assessorato, però ci saranno altre occasioni per parlare. Volevo invitare, grazie, abbiamo un momento che abbiamo dedicato all'assessore per la collaborazione. Noi naturalmente assessore lei da 3 anni, lei è da molto che collabora con noi, abbiamo avuto anche il presidente della provincia. Allora, voglio conferire, così abbiamo stabilito i soci, il premio Nostrus seconda edizione al dottor Mario Candido, assessore della provincia di Reggio Calabria, per il fondamentale contributo dato allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della nostra terra. Ecco il premio. Mi trovate veramente. Dobbiamo fare le foto, no? Che poi dobbiamo uscire. Nonna, penso di non meritare così tanto. La mia, come dire, la mia gioia è immensa. Però io mi sento uno di voi, quindi consideratemi, quando avete bisogno, io sono sempre pronto. La porta non è mai chiusa, è aperta a tutti, e sempre al dialogo. Quindi grazie all'associazione che ha deciso. Grazie a lei. Prima di passare alla premiazione, la poetessa Zangara vuole fare un omaggio al Circolo Culturale della Galenea e al luogotenente dottor Cosimo Spramelli. Grazie. Cosimo, ti avvicini. Prima gli ospiti, partiamo con voi. Partiamo con l'ordine. Sì. Potete leggere. Prego. Buonasera a tutti. Vi ho chiesto, non volevo essere indelicata nei confronti del premio, ma solitamente muovo poco. Ho chiesto al Presidente se potevo fare l'omaggio a Rovudi e con la lirica, e lo tenente, che tra l'altro mi onora di essere insieme all'Associazione Amata Terra, socio onorario della mia associazione. Tutte e due le liriche si trovano nel libro Amata Terra, un libro dedicato solo ed esclusivamente alla Calabria, di un'imminente uscita, con la protezione anche di Fabio Luna. E io volevo anche folgore, questa folgore che arriva, il tenente appartiene alla sezione folgore dei Carabinieri. E allora vado a leggere. Allora,
Cuori d'acciaio allerta, il cielo è una pedana, tra poco nell'offerta noi piomberemo giù. Intona l'inno la brigata, canta il motto per amore il servitore, stretti gli anfibi, l'ebbrezza del volo. Il pensiero staccato dal mondo, segreta la missione, sottufficiali, ufficiali, graduati paracadutisti, uomini pieni di spirito, degni di divisa. Azzera la sorte, vince il coraggio, trionfa l'atterraggio, richiama la sirena. Assiste la provvidenza, la libertà, la sicurezza, nella battaglia la sorte, tra le mani la speranza. Nel grido fino alla morte, nel pianto la preghiera, nell'obbedienza la patria. Tanti cuori, una sola voce, folgore, tante voci, un solo cuore. Viva l'Italia! Grazie Leonora di queste belle parole, di questa forza politica, che mi ha veramente toccato dentro tutto il cuore. Ringrazio ovviamente l'Associazione Paleatenea che ogni anno dà questa possibilità a tutti di respirare aria grecanica, aria di questa terra degli ellenofoni, dei grecofoni, chiedo scusa, è uguale. Tanto non c'è attenzione, quindi. Non c'è. E quindi ci sentiamo meglio. E approfitto per fare i miei più sentiti auguri a tutti coloro che oggi riceveranno il premio, il prestigioso premio Onostos. Intanto ringraziamo il dottor Cosimo Spronelli e ricordiamo che è di nuova uscita il suo libro Andrangheta, a cura del comandante appunto della stazione di secondo della stazione di Reggio Calabria, Cosimo Spronelli, e del maresciallo Francesca Parisi. È un libro con testimonianze dirette. Vere e dirette, un viaggio inedito nel sistema dell'Andrangheta e da chi l'ha vissuto faccia a faccia, quindi un applauso ancora. È doveroso Romudi, anche perché dico cosa sarebbe la Locride, io sono celascese, senza i greci di Calabria, cosa saremmo noi senza la lingua greca? Lingua, non dialetto, perché per un patrimonio culturale che porta in sé merita un sapore diverso. Prima si parlava di valori, si parlava di cultura, la terra è nobile e io solitamente viaggio con panarello, col mio paniere ci metto i libri dentro, solamente l'ho portato stasera per dare un messaggio sempre della nostra nobile terra, si riparte da lì e dalla donna che deve essere sempre e comunque testimone di valori intoccabili nella vita, importante. Vado a leggervi lo scritto. Incredula ti osservo tra le montane vette, silenziose e maestre. Nel centro grecanico tra aliti e aspri rilievi, ecco l'incisa incastro. Nel monumentale e naturale gioco del vento, ecco la carezza. Scese a valle il sorriso, svela la mendolea il sogno in pieno, rapì e trasportò l'aguzzo battito. Non stanchi gli occhi del discepolo che di veste accolse. Dietro le spalle lasciò un passo nella storia, la forma perpetua che trasporta fino al mare. Questa Rovudi, i fiumi, questo trasporto è l'Aspromonte che ci abbraccia tutti. È l'uomo che abbraccia l'Aspromonte, infine, è questo l'Aspromonte che ci accoglie veramente. Non lo so. Allora, passiamo al premio Paleatenea, è il premio letterario che ha la sua quarta edizione, sono quattro le sezioni A, B, C e D.
La sezione A prevede una poesia, potevano partecipare tutti coloro che hanno scritto una poesia singola a tema libero in lingua greco calabra, sezione B poesia singola a tema libero in lingua dialettale calabrese, C opera narrativa a tema libero e D poesia singola a tema libero in lingua italiana. E le poesie che sono state ammesse alla fase finale sono 8 e pregherei gli autori appena chiamati di avvicinarsi per ricevere una medaglia, dobbiamo dire, in ricordo di questa nostra iniziativa, e poi apriremo la busta con i vincitori. La casa dei Gelsomini. Le medagliette, grazie. Assessore, guardi. Canto a Demetra. Prego. Se mi sbaglio, non ci diamo un nome degli autori, prego. Coramu, questo manca. Prego. Non c'è. Poi c'è Sugnuga Dicianiso. Non c'è. Vabbè, non c'è. Poi c'è Tinglossa Magni Tis Calabria. Non abbiamo quello che è stato. Ok, complimenti. E il tamburo del sud. Allora, il presidente della giuria, professore Filippo Violi, si accomodi. Ah, la busta con i vincitori. Mi dia, vuole dire qualcosa? No, quando sarà? I vincitori. Allora, mi aveva chiesto qualcuno in una sezione di iniziare la sezione D, dobbiamo dire, che è quella molto complessa, che abbiamo dovuto fare delle valutazioni attente, accurate, eccetera. Partiamo dalla D, dalla fine. Allora, abbiamo 3 ex aequo. Abbiamo deciso che non si poteva fare, visto le opere, eccetera. Poi c'è il professore Vieni, il professore Filippo Fiori, che è il presidente poi della commissione. E in ordine alfabetico chiamo a presentarsi, in quanto vincitori della sezione D, Daniela Ferraro, la casa dei Gelsomini. Se mi sbaglio, Pietro Nucera. E Terra mia straniera di Maria Eleonora Zangara. Allora, prego.
funziona così la sezione. Ce l'avete la consigliere leggere? Ce l'abbiamo la Sì. Iniziamo con la premiazione prima, vediamo il regalo. Iniziamo con La casa dei Gelsomini, autore Daniela Ferraro, vincitrice della sezione D del premio letterario Palais Guinea 2013, quarta edizione. Assessore, guardi, abbiamo l'assessore alle minoranze linguistiche che ne ha... Facciamo la foto con la Linea, così rimangono gli atti. Ok. Se mi sbaglio, autore Pietro Nucera, vincitore della sezione D del premio letterario Palais Guinea 2013, quarta edizione. Terra mia straniera, autore Maria Eleonora Zangara, vincitrice della sezione D del premio letterario Palais Guinea 2013, quarta edizione. Presidente, il premio è o nostro, se no parliamo. No, guarda, ti stai sbagliando, non fare confusione, perché stiamo parlando del premio letterario. Anche per loro, male. No. Okay. Facciamo la foto. Facciamo la foto. Ancora, vuole iniziare lei così? Sì, condivido con tutti quelli che rimangono testimoni di una culla di civiltà che non si è mai persa. Abbiamo anche Daniela, che lo cresce, sono una genascese, portiamo avanti tante belle cose. E sono vuole leggere la poesia? Sì, leggo e saluto tutte le mie straniere allora. Sì, ecco la poesia, grazie. Come madre ti accolgo tra le mie braccia, nel sorriso di Dio poso il mio sguardo e la mia riconoscenza. Come figlia ti sento vicina tra gli incendi del cuore, tra le visioni del mondo, tra il vento dei pensieri, vita appoggiata al grembo, il risveglio dei sensi. La pietra che mai non mente, la radice che rimane. Brucia la passione tra le fessure di un respiro, la luce dei colori che volano sulla felicità di un bimbo, il profumo del sacro, il giudizio silente di una causa mai finita, tra le rughe dell'uomo, persa nell'immortale sogno del tuo idioma, ti lasci cullare, fiera di una civiltà illuminante. La vela mai finita, il suono che incanta, che trasporta, il bello che scompiglia. La grazia del creato ti abbraccia e dona pace. Ed io ti aspetto ogni sera, nel contrasto della notte e nell'attesa scrivo. Scrivo di te e del coraggio, il coraggio di scrivere ancora per dirti terra mia inesplorata, terra mia straniera, amata. Grazie.
al nono, no. La casa dei Gelsomini, autore Daniela Ferranti. Tra queste si è diverso e l'odore del Gelsomino, e salvata la notte, il rumore di abissi, sotto un'ombra di luna, voci di gioventù, quando, trepidi e scalzi, si attendeva la vita. Ci rideva con gli altri un solo inganno. Tra indocili mura, in urto al tempo, dove l'ortica tormenta la gramigna, come oggetti in riscatto al banco dei pegni, tremano all'uscio, sonori, i miei ricordi. E crepitava il ceppo, fuori l'inverno, la grande schiena degli archi sopra le porte, e l'agnello sventrato là, tra gli argenti, le occulte scale al solaio chiuso all'interno, e le due mani velare all'alba i vetri, che non ferisse il sole gli occhi sognanti. Una cosa, si parlava di Romudi, dedicare qualcosa a Romudi, avevo scritto anche io qualcosa, per avere il piacere di leggere, sì, però attenzione, io non scrivo poesie e paesi, io scrivo poesie che in paesi descrivo, diciamo, le suggestioni che certi immagini, certi paesi, certi luoghi restano dentro di me, e sono la mia principalmente, essenzialmente, una poesia intimistica. E guardando le foto di Romudi ho avuto appunto questa meditazione. C'era una persona che ritorna dopo tanti anni con Romudi, comunque non è solo questo, leggevo tra le righe, a voi addirittura tra le righe. Dov'è la gente? Solo ombre lunghe al piano, nei gemiti di vento sono le nenie sabbiose agli occhi in voluttà d'azzurro. Dov'è la casa di reconditi odori, urna tua lieta, dove l'imberbi voli dietro inquieti aquiloni e scalze grida rubiconde di attesa? Dove tuo padre, dallo stanco sorriso, fermo alla soglia, volge lo sguardo lungo il diruto passo e altro non vedi che il frullo d'ali di una colomba e di un falco fusi nel cielo. E io devo prendere un treno alle 7:20. No, facciamo. Okay. Allora, la sezione A manca l'autore, c'è Pietro Francesco Nucera, no, lo dobbiamo fare fino a Pietro Nucera, se mi sbaglio, autore Pietro Nucera, prego. È il telefonato. Sì, ho chiamato, quindi non è Pietro la terza. Abbiamo sta male. No. Hai conquistato il mondo. L'intera umanità di già ti sente, ti vede santo per l'immenso amore, piccolo, grande, di virtù possente. Sei stato il papa della sofferenza, amante della pace e del perdono, del ben radice ed onda travolgente, è stata per la gente la tua fede. Sei stato il più credente tra i credenti, in terra errante ed abbattendo muri, l'ignoranza, cemento e pregiudizio, tra il governante bene e il vincitore. Sei stato il fiume in piena alla sorgente, sei sceso a valle attraversando il mondo, hai modellato anime e coscienze, col tuo messaggio carico e solenne. Hai superato in dubbio le barriere con grazia tua suprema di pastore.
vigile, attento, incline, sofferente. Non ha sempre l'uomo vero e santo. Con te si sono mosse le montagne, credenti e non, colpite dal fervore, in piena ascesa al mare tra una schiera di giovani nomati sezioni. Da ogni angolo di terra sono venuti a schiere ad onorarti, i vecchi amati, che esaltano tra gli angeli più puri, in cielo, in terra, in ogni posto. Mesta, composta, ora è colonna umana, infinita, orante, laudente, in fila per vederti e la fiumana, mai dal profluvio si ricorda mente. Il mondo aveva bisogno di un faceo. Tu sei venuto a noi predicatori, apostolo tra poveri e potenti, di appartellanza universale a tutti. Allora, sezione A, Francesco non c'era, non c'è, non lo vedo, passiamo alla sezione C, il vincitore canto a Demetra, autore Oreste Kessel Pace. Spietata Demetra, la mia furibonda ira rintrona nel tuo ignobile regno immortale. Un canto spaventoso contro l'immorale dolore donatomi dalla tua crudeltà. Giaciglio di morte, nel corpo del mio amore hai offerto al mio piccolo figlio. Atroce, immeritata condanna, come una freccia portatrice di sonno eterno, hai donato al mio essere innocente. La tua macabra figlia Persefone mi è apparsa in ospedale, mentre da solo piangevo l'insopportabile dolore. Avvolta nell'oscuro mantello delle tenebre, avvinghiando il mio indifeso corpo, hai strappato il figlio dalle mie braccia. Annulla il mio lamento di angoscia, preghiere e pietà per il mio piccolo feto. Hai lacerato, orribile Demetra, un cuore di scrittore in cerca degli antichi significati. Credevo fossi la madre delle madri, la dea degli dei, la luna nella notte. Antenati e padri, di cui studio e scrivo, mi avete abbandonato. Adesso sono solo, nudo, assaporo il gusto del sangue. Non ascolterò l'Eterno, ma il flebile e lontano pianto di mio figlio, fino al giorno in cui potrò rivederlo. In ginocchio, come un demone, cerco il tuo ignobile petto, Demetra, per strapparti il seno. 15 luglio 2013. Proseguiamo.
passiamo adesso alla seconda fase della nostra iniziativa. Sì, assessore, lei deve... Ringrazio, però devo essere... Ora poi lo raggiungiamo. Poi raggiungiamo. Se volete passare da Punto Fui, c'è questa manifestazione di oggi, questo sono il momento, sapere il sapore dell'aria grecanica, con piacere, se volete, siete diciamo, invitati già attraverso i mezzi di informazione. Adesso lo faccio ufficialmente io, tu vuoi. Va bene, grazie. Proseguiamo con l'iniziativa che ci annota prima di proseguire. Un attimo. Bibliografica, l'autore Zumpo, così è anche il libro. Allora sì, volevamo ringraziare anche Giuseppe Zumbo, abbiamo visto la sua nuova, mi sembra che è un nuovo libro, giusto? È una nuova uscita. Si chiama Guardando indietro e sono storie, metodi, resoconti, considerazioni di una civiltà contadina non tanto lontana. Ok, grazie. Dobbiamo finire l'iniziativa perché contemporaneamente dovrà iniziare un'altra a Punto Fui, ma abbiamo tutto il tempo per concluderla. Perché... Allora, professore, io devo fare la mia iniziativa, gli altri la fanno, io vado avanti. L'introduzione di Rosalia Francesca Salvatore, grazie. Grazie. Allora, io cercherò di essere breve, però... Diciamo che assaporo ancora i versi di questi poeti e è proprio in questo senso dico che il passare del tempo a volte stravolge quelli che sono i ricordi e cancella in parte quelle che sono le risorse e le radici, ma soprattutto questi eventi sono proprio per l'area grecanica che in questo periodo, come sapete, è vessata da problemi e mali di ogni genere, sono una boccata d'aria e sono queste le vere risorse, direi, le vere risorse che costituiscono, le vere risorse da salvaguardare della nostra terra, le risorse umane. E penso che avete visto anche voi quello che vi hanno trasmesso, le emozioni, la ricchezza interiore. In questo senso sono il vero bene comune, secondo me, ecco, io volevo fare questa premessa. E sono personaggi appunto che hanno segnato quest'epoca, diciamo quest'epoca nella provincia reggina. E il loro impegno è un esempio per tutti. A proposito di questo, introduco la seconda parte che è appunto il premio Onostos. Vorrei ecco, brevemente parlare del significato di Onostos. Non mi guardare male, Mario. Cercherò di essere breve. Innanzitutto è un riconoscimento conferito a coloro i quali si sono distinti nel campo sociale, politico, scientifico, artistico e letterario. Ed è un evento pensato e realizzato grazie all'impegno e alla disponibilità del gruppo e dell'associazione appunto, culturale Paleagenea. Grazie anche sull'impulso di Pippo, che ha, grazie anche a Violi che abbiamo unificato i due premi. Che diventano premi triennali e questo annuale. Grazie, andiamo avanti. Bene, ringraziamo il professore Filippo Violi e proprio lo omaggiamo con no, questo. Non c'è scritto la ringraziamo. No, lo ringraziamo. È sempre simpatico. Appunto, lo omaggiamo di questi. Andiamo spediti. Sì, cercherò di essere. Spedita. Appunto Nostos vorrei dire viene appunto dal greco, come ci confermerà il professor Violi, viene dal greco e significa ritorno e quindi anche la parola nostalgia viene c'ha Nostos più Algos che significa proprio la sofferenza provata dal desiderio inappagato di ritornare.
Questo lo dico perché poi in Ostoli sono anche i poemi omerici, i poemi greci, che compongono un ciclo epico incentrato proprio sul tema letterario del ritorno dei greci in patria dopo la distruzione di Troia. Quello che voglio dire è che alla fine comunque Nostos appunto significa ritorno e noi abbiamo questi eroi, direi, passatemi, li chiamo eroi, che sono, alcuni sono ritornati, altri invece sono rimasti qua a lottare in questa terra e sono le nostre risorse, scusate se mi ripeto, sono le nostre risorse umane. A questo punto cercherò di essere ancora più breve e vorrei presentarveli, perché a proposito di identità, che è proprio l'identità greca, greco-calabra, e che secondo me è prioritario anche capire in questi momenti, in questi tempi di rapidi cambiamenti sociali, qual è la giusta strada da seguire. E la giusta strada da seguire per la nostra terra è proprio questa, che è quella di valorizzare quello che noi abbiamo, queste risorse, che non sono solo la lingua, i beni, quello indubbiamente ci sono, vanno valorizzati e qua devono intervenire, stanno intervenendo anche le istituzioni ovviamente. Però un altro valore, ed è un diritto io direi civile, è il diritto all'identità, e noi abbiamo queste grandi, diciamo, personaggi che ci fanno capire questa, l'identità greco-calabra, ed è giusto ricordare chi sono le presenze importanti in questo consesso culturale. Cercherò. E ci fermiamo. No, e le voglio presentare. Però li prendiamo e quindi li presentiamo. Va bene, ok. Allora, il primo di questi è il professor Salvino Nucera. Grazie, la nostra socia Maesano. Prego professore, vuole dire qualcosa? Sì, veloce bene. Voglio ringraziare per questo splendido premio. E mi fa molto piacere riceverlo, perché mi viene in mente i fondatori di questa associazione che si chiama Palea Ianea, c'ero anch'io all'epoca quando è sorta, quando è nata, e ho dato il mio piccolo contributo, per cui ricevere questo premio mi è particolarmente caro. L'atto del riceverlo, al di là dei meriti che abbia o non abbia, non so se ne abbia davvero, comunque grazie. Carriera, spero che chi è il professore? Allora, il professore Salvino Nucera, intanto è nato il Corriere di Roguri, è una nostra risorsa. È nostra, ah, soprattutto vostra, vabbè, però è nostra. In che senso? In che senso? Corriere di Roguri. È una polide, non è di nessuno. Cittadino del mondo. È stato docente nelle scuole medie statali, ricopre incarichi di responsabilità in seno ad associazioni culturali, con frequenti scambi fra greci dell'Ellade e greci di Calabria, a Tessalonica, ad Atene, a Rodi, a Creta, a Reggio Calabria e Lombardia. Ha pubblicato Agapaona, Gaspo, Amo scrivere nel 87, Dialoghi greci di Calabria con Domenico Minuto e Pietro Zavettieri, Calone. Sapori antichi della Calabria greca, piccola guida gastronomica in collaborazione con Giuseppina Fodia e Chimarri, quale cultura, Anevasi, l'ascesa e quale cultura, sì, l'avevo già detto. Di sé dice: amo scrivere sulla carta bianca con brevi parole i miei rapporti col mondo, con gli altri uomini e con me stesso. Amo parlare con la mia anima della vita e del mondo. Il professore Salvino Nucera, perché anche il nostro socio fondatore, quando abbiamo costituito il Palea Ianea a 7 anni, perché compiamo 7 anni, prima c'era la Pro Rovudi, premio Nostos quindi alla carriera al professor Salvino Nucera per il fondamentale contributo dato allo sviluppo sociale, culturale, sociale ed economico della nostra terra. Grazie. Io mi scuso, devo scappare, l'altra manifestazione. E questo che abbiamo chiamato. Per il primo. Sì. Sì.
Ok. Andiamo. Ti aspetto un fenomeno. Possiamo proseguire. Buonasera a tutti. È arrivato il momento del professor Gennaro Salvatore Dieni. Salvatore Dieni, docente di lettere di greco, greco calabro, presso l'Istituto Comprensivo di Bova Marina, e rappresenta uno dei massimi esperti della cultura e della lingua greco calabra. Presiede ed insegna lingua e storia greco calabra presso varie istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria ed è docente nei master sulla cultura e sulla lingua greco calabro. Appunto, è stato anche un docente quest'anno, organizzati dall'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. È presidente del Circolo Culturale Delia di Bova Marina ed è uno dei più importanti circoli culturali greci impegnati nella salvaguardia della lingua e della cultura greca della Calabria Regina. Da oltre 40 anni studia e si appassiona alla salvaguardia della lingua e della cultura greco-calabra. Ha seguito passo passo il risorgere della cultura e della lingua sin dal suo nascere. Forte dell'esperienza maturata in Grecia e la sua continua militanza nelle associazioni greco-calabre, diviene uno dei riferimenti significativi della cultura minoritaria della Bovesia, quindi stiamo passando a Rovudi, Bovesia, affermandosi in seguito come l'unico docente in lingua calabro-greca del comprensorio grecofono. Va bene, ci sono i docenti inizialmente. Dagli anni 80 a tutt'oggi, come docente di calabro greco e neogreco, è presente nelle scuole dell'area grecofona ad insegnare l'antico idioma. Il suo impegno socioculturale per i grecofoni non si è fermato solamente all'attività didattica, ma si è anche consolidato nell'inaugurare già dalla fine degli anni 70 una nuova stagione di rapporti e scambi socioculturali con la Grecia e con l'isola di Cipro, favorendo scambi umani e soprattutto di studenti tra la Grecia e la Bovesia. E lo ringrazio ulteriormente perché io sono stato in Grecia grazie a lui e all'intero. Allora, premio Onostos, ricordiamo la carriera, al professor Gennaro Salvatore Dieni per il fondamentale contributo dato allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della nostra terra. Grazie, sì, professore. Grazie. E adesso è arrivato il momento del saluto in grecanico del ragionier Lorenzo Siviglia. Sì. Καλησπέρα. Είπατε τόσα πράγματα για μένα, έχω να πρατέσω στη γλώσσα γρέκα. Δεν ξέρω να λέω κάτι άλλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου, στο Μάριο Μαϊθάνο, πρόεδρο του Συλλόγου, μα δεν ευχαριστώ μανακό γιατί κάνει για το πρέμιο που έδωσε σε μένα, μα για τα πράγματα τι κάνει για τη γλώσσα γρέκα. Αλλά τραδούκο, πέσω και πια καπίτα, πάντα πάντα το καπίτα. Είναι Ιταλιάνο. Abbiamo capito tutto. Un ringraziamento per ogni cosa all'associazione, alla presidente Maesano, il quale io lo voglio ringraziare soprattutto sia per questi riconoscimenti che sono importantissimi, anche un po' siete stati anche troppo buoni nell'esaltazione di questa biografia, però soprattutto per quello che effettivamente attualmente l'associazione Palea Genea sta facendo. L'ho detto altre volte, sia in contesti di manifestazioni che sono fatte qui all'interno del Palea Genea, ma anche fuori sedi, perché effettivamente questa associazione attualmente veramente e l'erede si sta proiettando in modo serio per la salvaguardia della lingua greca di Calabria, assieme a, certo, al centro di coordinamento di cui lui ne fa parte. Grazie ancora. Alla sera, allo scirtete, ospiti, palesi, buonasera, benvenuti alla casa del Palermo. E voi in all'Ecolepo di Calabria, io sono il greco di Calabria. C'è Plateo in glossa, Cina di Plateo, Upapuco.
Teneiano si scolia, ma Matteo che ordine pure. Io parlo la lingua che parlavano i miei nonni e non sono andato a scuola per fare la cercare. A poste e voi mi potete chiedere questa sera sono molto allegro. E a te, e tutti i cristiani, e ti ad Apau in grossa dito plasmini a te. Io questa sera sono molto contento che ci sono tante persone che amano la lingua che veniva chiamata Pateta, rossa. E tutto prima mi domoni Paolo e Mati Rimasto hanno frutto lo sicuri anche poesia e a comì la tengo in grossa parea. Questo ci riempie il cuore a tutti noi di Bolivia Romano e di tutta la poesia che ancora parliamo la noi italiana. E volevo, ti mallevo, oli, ti grossa di chima e invece a me. Ora io dico che tutti ci dicono che la nostra lingua è nostra. Ma fino a te ho zio, e c'è un zio cristiano che è odosso di grossa di petene mani. Io dico che fino a che sono vivo e fino a che ci sono le persone che sono patenti, la lingua non muore mai. Arte salevo e nambrama che forse... ora vi dico una cosa, che forse potesse già lo qua a da viaggi, che forse altri l'hanno sentito da trovare. Oli, volevo trarre la travuta, ma a me è un soffermo di garzino. Tutti mi dicono canta, canta, ma a me non lo so. Da ti venne un nucleista in vita mia, da ti venne un nucleita per dire, perché non sono più nella mia vecchia via, perché non sento più i bambini. E la mammologia stimbadruna, ma quando fermo metà pasta in botto mia, ho fatto vota la Madonna di ritornare nuovamente alla mia. 30 cronio, Yas, 40 anni sono passati. E con d'opera sono ritornato, ma nessun problema in grossa tendina. Ma non sento più la mia. Arte salevo oro, ma cambio, ti grossa e mi appai stiscolia, altre rime una pai ambro. Ora dico a tutte voi che dobbiamo fare a modo che la lingua venga insegnata a scuola. Calispera. Gabriele Siriglia, che è anche il vicepresidente del Circolo Culturale della Legnea. Proseguendo, premio Nostos alla Gallega 2014 al poeta Bruno Stelitano. Nostro notizie, perché alcuni però ecco, quello che vogliamo dire è che è originario di Roguri, è un ex funzionario comunale in pensione e che nel recitare le sue poesie in giro, questo regala momenti di grande pathos con le sue poesie in lingua greco-calabra e con i suoi ricordi di una società, una lingua, usi e costumi ormai quasi del tutto dimenticati, quasi. Archivio storico del comune di Roguri, diciamo. Grazie Orsola, la nostra socia. Premio Onostos, seconda edizione alla carriera al poeta Bruno Stelitano, per il fondamentale contributo dato allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della nostra terra. No, non ce l'ha. L'emozione. Da poeta, poeta. Passiamo adesso al poeta Giovanni Favasuli, nonché professor Giovanni Favasuli. Prego, nel 2014. Naturalmente avremo un bel momento, un intermezzo musicale. No, prima. Prego. Il
cantastorie, perché un cantastorie tramontano nasce a Melito, almeno anche Meliso, figlio dell'ospedale, in provincia di Reggio Calabria, dottore in filosofia e pedagogia, vive ad Africo Nuovo, avvicinatosi alla poesia in vernacolo come per gioco, come per magia, incantato, ammagliato dalla portata dei suoi valori, dei suoi suoni, dell'intrinseca sua innata capacità di fissare con azzeccate e vigorose pennellate e quasi caravaggeschi chiaroscuri un piccolo grande mondo antico che inesorabilmente sotto i potenti colpi di Mario del progetto tecnico scientifico tramonta e si dissolve. Il poeta, non senza qualche nota, qualche ventata di modernità, riesce a trasferire un dolce sentimento di gratitudine, di rimpianto e di infinito amore attraverso le sue poesie. Allora, per essere sintetici, assicura al verso i suoi versi, cullati dalla certezza perpetua di valori cristiani, il respiro del cuore che palpitando va verso le stelle, dove la va anche la poesia. Premio Onostos 2014 alla carriera poeta Giovanni Favasoli per il fondamentale contributo dato allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della nostra terra. Complimenti. Se pensano di farmi fuori così presto con il premio alla carriera si sbaglia. Ringrazio immensamente il circolo culturale che ha voluto onorare con magari tutti meriti, ringrazio il presidente, ringrazio la giuria e vi svelo un segreto. Non sono stato premiato per le poesie che scrivo, sono stato premiato semplicemente per il fatto che è un carissimo mio amico. No! e quindi ha voluto omaggiare. Grazie a voi tutti. Io voglio dire due momenti soli, poetico e musicale, e così ma faccio liscio. Grazie di cuore. Voglio vedere questa canzone, le poche versi, questa poesia, a cui questo cuore sta padrone, a come mariao, non cadenavo con una maglia, a cui senza rotone e non corona sto onorata, giù di una regina, splendente giù della stralucente luna, bianca rosa, senza manco spina, bocca di medula e di cerasa, pane di grano e gemma preziosa, dolcera, porta sempre dalla spasa fette d'amore e cioccolata sposa. Voglio vedere con questa canzone, a cui davanti allo specchio ogni mattina, dell'anni e di tempo non si induna, forma l'occhio, pare una signorina, a come faccio da moglie e mamma, e per figli prega sempre a Madonna. Accudo popolaro, tizza fiamma, e da casa e sta vecchio colonna. Poi gli dite con questa canzone, queste poche versi, questa poesia, a cui da vita deppia a sfortuna, imbatte un poeta come a mia. Festa odi,
mala fortuna ti tieni come un cane alla catina. Sto cori grandar buru di puma, mille na volta ci stianca una rama, l'amore è una frevi che consuma, e per me acqua fresca di fontana. Capa un barcello di rapina, con chitarra pace per me suona, ogni corrida arbascio si tafina, cielo di stio di senza la pietrona. Canto di bigula di sirena, labbra di merio se mala spina, l'amore porta gioia e porta pena, destina mare l'unico ci medicina, l'amore presenza torna. Superbi rosa umili regina, che giorno di festa odì, ma la fortuna mi tieni come un cane alla catina. Altro che unire tanti piccoli quadretti di vita quotidiana di un tempo che ormai non c'è più, paese virtuale, ormai cristallizzato, messo in un cantuccio della memoria. Non c'è più a Cudica, a Barracca, a onde gentiliva e dritta dritta, io che carti a padrone sutta, in scotola i pensieri da barretta. E lascia sempre all'urma, bocca asciutta, o fatture di un barone galletta, lo cuore cani di mala condotta, ti ingiuto, nero, ciò di macammetta. Non c'è se giù, o palumbella la rizza, ora che grandi, sguazza l'intrafezza, annucenza, iattau da mondizza, assieme a tutti i bamboli di pezza. Tacchi a spillo e gonne di nappa, capì di longhi, sic come stupa a Melano, un doviale Montegrappa, e nosso con ogni cane, tiglia e spruppa. Leggiva a sorti, a mano sopra su, non c'è tu a magare Elisabetta, una volta sola, angagliavo tutta, quando fricavo Antone Carzetta, vecchio massaro mezzo rimbambito, tutti i giorni voliva assumicato, allora non ci disse mio marito, angelo indavi, non fu mai occiato, bucato fissa, e riglia lesta lesta, frisca, come carompolo di crasta, su guardavo, e ci fu grande festa, truppette, vino, montagne di pasta. Quell'oggi, chi ne grale mezzo muffa, partiu puro a ignorare Giuditta, di questa vita cagnata, stufa, la coroncina sul propetto stretta. Ora dorme un marito e i figlioli all'ombra in una pare cipressata. Un cuore da così ciò non ci doli, ciò non si sentono tribuli amari.
Lo cucinino sopra una buffetta andando fuori, questa frase l'ha scritta quando fui io da casa Antonietta. Per mia starruga esti troppo stretta. E si smurrava. Cerca di il riscatto, bramando viglie e macchine di lusso. L'odore era baroni o marchesi, ma tutti quanti facevano scialati. Oggi non c'è allegrizia dentro i cuori, non c'è armonia, non c'è sti calori. È un paese giallo giallo muore, la gente non è giù come era ieri. Nascimo ora e facimo ruota, e sotto la luna si cammina. Sentivo i vecchi concerti una volta, facevo questa tutta, facevo questa tutta. Nascevo ancora e facevo ruota, se l'acqua d'alma era estinguata. Arredo non tornavo all'altra volta, destino viaggio di scuola. Thank you.
il finale lo non lo fai tu, no, allora proseguiamo. Premio Onostos 2014 al professor Daniele Matris. Che ci organizziamo, ci stiamo organizzando. Sì. E anche se io ho trovato un po' di notizie, però sappiamo che è originario di Tripoli, comune della Grecia, situato nella periferia del Peloponneso, è docente di latino e greco presso il liceo Maurolico di Messina e oltre che dottore di ricerca e cultore di lingua neogreca, filologia classica e bizantina, è anche membro della comunità ellenica dello Stretto. Sì. Ok, grazie. Grazie alla nostra socia. Grazie. Grazie a voi. Giriamo e devo leggere la formuletta. Pensavo che l'hai imparata. Sì, ma si fa finta. Seconda edizione al professore Daniele Matris per il fondamentale contributo dato allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della nostra terra. Violetta, a metà frasso, tradurrò, quindi non vi preoccupate. Deporina Lippi a po' aftò toccoglio, non può mancare da questo paese i mitera glossa i elinichi, la madrelingua il greco. E che toleo giatti, e dico questo perché sta pagliata cronia negli anni passati, irtane do parapoli. Eline sta a Napoli, a Porto Romi, venivano qui molti greci da Napoli, da Roma, a Porto Proxenio, a Porto Bresbia, dal consolato, dall'ambasciata. Simera, oggi, siamo noi, alla, il mitico rossa, ma la lingua greca, prepina acuiete, si deve sentire. E Morona po' oggi posso dire che ora poi me antiproito su Liripu Teatro Messini, solo che sono vicepresidente del Teatro di Messina, Zaccano Coppan farò di tutto, dal momento che anche Messina è comune di area di minoranza greca dal 2012. Faremo in modo al Teatro di Messina di fare la settimana dei greci, delle minoranze greche in Italia, cioè l'area grecanica e l'area dello Stretto. Una settimana di spettacoli, musica, prosa, anche se, voglio, se sono in grado di allestire spettacoli di tipo scolastico, e anche diciamo di danze tradizionali, quello che è, e chiaramente inviteremo anche i fratelli greci, è chiaro, qualsiasi nostra iniziativa deve tendere all'unione, perché l'area grecanica lontano dalla Grecia è persa, come qualsiasi figlio lontano dalla madre. Ecco, quindi questo lo posso dire, e poi sapete che tanti figli valorosi di questa terra, dell'area grecanica, sono venuti a Messina, hanno studiato, si sono sistemati e fanno onore alla loro terra. E dicevo poco fa, ecco, poc'anzi, abbiamo saputo che è morto un anziano medico originario di Bova, il dottore Pansera, che aveva 86 anni, molto noto a Messina, la Gazzetta gli ha dedicato un articolo con tanto di fotografia, perché è stato un medico di frontiera, negli anni 50,
hai aperto l'ambulatorio nei quartieri più pericolosi di Messina, e quindi un medico particolarmente amato. Ancora oggi molti grecani che a Messina sono medici, professionisti, avvocati, ed è giusto, io lo dico sempre, ci sono molti rovulioti, vero? Cercate anche di fare l'opudesi, è una cosa italiana, spero, il greco dice sempre otto, il greco dice sempre otto, o ricudisci o l'opudisci, allora, o portiamo. Vi dico che questo lo faremo, lo discuteremo con l'assessore Candido, che a partire dal 2015 ci sarà il festival della minoranza greca in Italia, lo terremo ogni anno a Messina al Teatro Vittorio Emanuele. Grazie. Io vi amo, Filippo Pioli. Venga. Allora, prima di proseguire nella premiazione, io inviterei il professore Filippo Viola a intervenire anche come presidente della commissione giuria, della giuria premi del Circolo Paleghenea per il triennio 2013-2016, quindi oltre al presidente mi deve ringraziare il ragione Lorenzo Siviglia, il professore Francesco Palamara, il professore Salvatore Dieni. Ho visto anche il poeta Agostino Siviglia che era presente in sala prima, lo ringrazio. E naturalmente grazie Pippo per la collaborazione per quanto riguarda il concorso di poesia paleghenea, ce l'abbiamo messa tutta a scegliere le migliori poesie. Ti do la parola come presidente. Okay. Allora, il professore Filippo Pioli è un'autentica risorsa ed è un'autentica autorità in questo campo, senza nulla togliere agli altri, ovviamente. È tra i maggiori cultori dell'area grecanica, elemento del Core di Mil, presidente dell'associazione Odisseas. Non è un nuovo libro e non troveremo molte informazioni su di lui online. Però ovviamente un libro, e lo dice prima. È nato a Bova Marina, sì, il libro ora lo prendiamo. Togliamo. Insegna materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria, è stato presidente del 31esimo distretto della Calabria, è membro del centro studi di dialettologia calabrese, è molto lunga la sua biografia, del circolo culturale lenofono Ismia Grecanica Ialotubua, del centro studi Bruno Casini della Foglia Fazzi, è stato nominato accademico di Grecia e Magna Grecia, è in atto direttore scientifico dell'Istituto Regionale Superiore di Studi Lenofoni della Calabria, ha conseguito premi e riconoscimenti anche non posto nei concorsi di lingua grecanica in varie situazioni, è vincitore nel 96 del premio internazionale di poesia Italia-Grecia Febbodelfi, ha collaborato alla stesura di numerose tesi universitarie in Italia e all'estero sulle problematiche lenofone, giusto dirlo perché così capite, numerose sono le conferenze tenute dall'autore in Grecia ed in Italia intorno alla cultura e alla problematica dell'isola lenofona, ha all'attivo numerosi lavori sulla grecità calabrese e ne dirò solo alcuni. Tu le sono 50 no 50 ne diremo solo alcune. Le radici della nostra cultura, anastasi, canti politici e sociali della Grecia e Calabria, storia degli studi della letteratura popolare grecanica, sui sentieri della memoria, io li ricordo così, sui sentieri della memoria sopra, sotto, intorno a noi, e poi per Muyati, sono delle liriche, dizionario della lingua grecanica, storia e origini della grecità calabrese, una grammatica elementare e su diverse grammatiche, tra cui la nuova grammatica e la sintassi della lingua grecanica, testi neogreci, grammatica e sintassi della lingua greco-calabra e questa nuova uscita, la storia della Calabria greca,
con particolare riguardo all'odierna isola ellenofona, quindi è un'attività che continua, è abbastanza prolifica. Ovviamente grazie, aggiungo che grazie alle sue grammatiche noi possiamo studiare la lingua e quindi è molto... Non c'è lo storico scarico. Premio Nostos, seconda edizione, al professor amico Filippo Violi per il fondamentale contributo dato allo sviluppo civile, culturale, sociale, economico della nostra terra. Grazie. Una sola cosa, vabbè, perché non è scritto lì con anche indietro? Io riesco a tenere fino alla seconda fila, quindi mi dovete perdonare. Va bene, fermi le corna da rete, no, dovete fare quello che volete, tanto non vedo, mi dispiace professore, presto che è da 5 mesi che mi devo operare ancora. Mi hanno operato, si vi racconterò un fatto che mi farà sorridere sicuramente, a parte il fatto che abbiamo sorriso con Gianni Tamasuso, che io conosco da decine di anni, quando organizzavamo Poeti in Piazza con il povero Pasquino Crupi. Lo ricordiamo. Lasciato eredi letterari. E questo, di questo me ne dispiace sinceramente. Signori, io ero a Firenze e ho detto a Mario che non sarei venuto perché ero per due fatti seri. Intanto dovevo ritirare la macchina di mio figlio che mi aveva accompagnato e poi dovevo fare una visita. E mi sono sforzato di farla il giovedì affinché io il venerdì fosse libero, convinto che il premio fosse venerdì. Ieri mi sono, dopo 10 ore di macchina, sono fatto la doccia, la barba, infatti di ieri, e sono partito per Roma alle 5. Alle 5 qua non c'era nessuno, anzi no, c'era una signora, è una mia ex alunna che di ex alunna che da quest'anno sono in pensione. Grazie. Grazie. Auguri. Allora, Romia Bollazzi. Entra il professore. Che c'è Francesco? Che suonava. E che fate qua? Sono messo in piazzato di dubbio. Sono venuto a prendere il premio a Nostos, un premio che ho tanto invidiato dall'anno prima. Mi sono il premio domani, forse. Ciao, ciao. E me ne sono a casa. L'avevo tanto desiderato questo premio fin dall'anno scorso che sono venuto con un giorno d'anticipo, ci vuole più, anzi due giorni d'anticipo, perché sono partito prima anche da Firenze. Dopo 10 ore di maggio sono arrivato. L'anno scorso è stato consegnato a tanti amici, ma in particolare a un mio fratello, il maresciallo Sermeglio, che anche visto la mano alzata, che anche quest'anno è stato premiato. Ed era giusto che fosse così, anche perché ha scritto un nuovo e interessantissimo libro. Io sono arrivato a pagina 60, dico subito. Tra l'altro, vedendo poco la sera, ci devo mettere Andrangheta, Andranghetos, come diceva Musilo, l'uomo in greco. Bene, avevo fretta di arrivare, vi dicevo che sono arrivato con un giorno di anticipo. Stasera sono stati premiati quasi tutti i docenti di
Che? Il rimprovero. Ti rimprovero, Salvatore. Quasi tutti i docenti di scienze umanistiche, compreso Gianni Cavasulli, che in ogni caso è docente di scienze umanistiche, è docente di poesia, ma un premio io l'avrei dato a un'altra persona questa sera. Dici così, ma non sai chi ti metti. L'avrei dato alla Grecità Calabrese, perché voi avete premiato veramente il nostos, cioè la nostalgia, il ritorno, il dolore e tutto ciò che ci può legare a questa terra, perché siamo stati 5 grecanici a essere premiati e ce n'erano ancora tanti altri che potevano essere premiati. Il 3 agosto. Il 3 agosto, subito piazzato. Abbiamo l'appuntamento. Non salta una, il 3 agosto. Allora, scherzi a parte, io tanti anni ormai che collaboro con Mario, un ragazzo molto serio, un ragazzo con fronte a me, molto serio. Sì, certo. 30 anni più di te, scusa. Insomma, perché è amico vostro. Anche lui mi ha dato il premio perché è amico mio. Esatto. Ma Gianni c'è, scusate, se ne era andato. L'importante è non citare che amico mio, quel che ha detto all'epoca Alberto Sordi, sì, quando è andato dal sindaco. Per quanto riguarda il premio di poesia, Palea che dica, noi ci siamo riuniti e sinceramente ci siamo riuniti con tanta gioia. Abbiamo ricevuto non troppe poesie, soprattutto in grecanico, e di questo ce ne dispiace, ma probabilmente molti si erano anche dimenticati di questo. E non sapevamo come fare, non so se che fine ha fatto Ciccio Lucera, sinceramente io ho visto dopo che era sua la poesia, perché naturalmente non conoscevamo i nomi, perché Ciccio è stato sempre bravo, era venuto 2 anni fa, era stato premiato con il racconto e ritirare non facevi pila, non so se doveva essere pazzo, perché... ecco. Non lo so, perché in genere lo accompagna, non c'era, ma abbiamo fatto il possibile per essere bravi. Un attimo, non abbiamo finito. Una sezione greca del Paleogenea. Sì, sì, ecco. Neo-greca. Neo-greca. Un attimo, che vado al finale. Il finale, grazie. Devi andare, Marco. Ciao, grazie. Ci vediamo di là. Se riesco, ci vediamo di là. Sì, allora vi prego, dobbiamo fare il finale. Magri, sei in zona, potete andare a Fondo Furi e prometto a Magri. Ciao, arrivederci. Facciamo il finale, ragazzi. Lasciateci un attimino perché siamo andati spediti per la manifestazione di Fondo Furi. È la prima e l'ultima volta che vado spedito, così non lo farò più per nessuno. Allora, come abbiamo detto, il finale di Giovanni Cavasulli, che si avvicina un attimino. Io vorrei ringraziare naturalmente la provincia di Reggio Calabria, il presidente Raffa, che ho visto ieri e che non è presente qua perché c'era l'assessore già con due contemporaneamente ha posto i saluti per questa importante iniziativa. Ringrazio l'assessore Mario Candido e tutti coloro i quali hanno reso possibile questa iniziativa. Il mio pensiero va ai soci del Paleogenea e soprattutto alle nostre socie. Facciamo un applauso a loro. Mi hanno sostenuto in questo periodo. Dovevamo farlo il giorno 16, poi le questioni che voi ben sapete ho dovuto rinviare per questioni familiari che fortunatamente ritengo che stanno avvolgendo una situazione, una risoluzione positiva, e soprattutto per la vostra sensibilità che avete avuto in questo periodo. Ringrazio anche Rosaria Francesca Salvatore, la nostra giornalista del Sud.
breve anche ringraziare i soci che hanno lavorato in questa stanza, che hanno riorganizzato il tutto per poter rendere plausibile e accettabile il locale. E poi a tutti coloro che hanno partecipato al premio letterario Paleghenea, si partecipa, purtroppo non tutti possono vincere il premio, però ringrazio anche coloro che non hanno vinto il premio, sono presenti all'interno, spero che il prossimo anno sia più fortunato, dobbiamo dire, che si possa giungere ad avere altre sezioni per aumentare il numero di vincitori. Io ho fatto il premio Nostros quest'anno alla carriera, perché proprio chi abbiamo premiato meritava questo dopo tutto quello che hanno fatto nel corso degli anni. E non ci sono parole per quanto riguarda i premiati, sia ho voluto premiare anche i poeti, io parlo di Giovanni Covasulli come poeta, ma anche professore, docente, scrittore e quant'altro, Bruno Stelitano che è stato premiato. Questa è una prima fase, perché la seconda fase noi la realizzeremo il 3 di agosto. E ringrazio tutti quanti, voi tutti che con puntualità oggi siete venuti a Rovudi, e ve dico do un in bocca al lupo in grecanico e in galinora, in galinora e quindi alla prossima. E adesso Giovanni Favasulli per le conclusioni, e abbiamo terminato la nostra iniziativa. Grazie. Un attimo, dobbiamo finire. Un attimo. L'ultima. Un attimo, vi prego, un attimo, quanto che concludiamo. È giusto così. Poiau! Un pennello, Tonio Barberio, quando Rosina si mise a cantare con un cardiglio sopra l'armacello, e da voce si lasciava una carica. Per un attimo parse che mi seccavo, e ho colorito la faccia per dire. Come braccio si tinne, si ingrampava. Ma poi, sopra la seggia si sedeva. Si mucciava l'occhio, un parmi da mano, e ciano ciano si mise a cingere, pensando forse io tempo lontano, quando era ricco senza decidere. Tanto, Rosina era sozzita, ora invece fu un'altra e maritata. E un canto si sentiva come sita, sopra la barba di Ianco pittata. Ma quanto serenati e occhiati ardenti, quante promesse da giovane amante, e chi d'amore non resta più niente, sono una voce che cantan bacanti. Affacciati da su barconi, mettia voglio cantare la sirenata, la dolce canzone, gioiuzza mia, occhi di mare. Tutto spariglia quando non è fuoco di paglia, quando non è farina di caniglia, quando non è cera che squaglia. Non trovo
solo avvento, notte e giorno, sfantasiando. Affacciati blu per un momento, vediamo, sospiro e canto. Yeah.